Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Questa è la mia dashcam, la mia telecamera da cruscotto, e ho preso la mia prima telecamera da cruscotto intorno alla fine del 2011, e da allora non ho più fatto senza. Tra le altre cose, mia madre, anche lei ha la telecamera a bordo dell'auto, grazie al video della telecamera si è salvata da un tentativo di truffa dello specchietto. Un tizio ha superato la macchina perché ha visto che c'era mia madre da sola, e si è messo di lato, si è fatto superare, ha lanciato un sasso o qualcosa per produrre rumore, poi ha inseguito mia madre, ha detto «Guardi che lei mi ha colpito lo specchietto, e se vuole ci mettiamo d'accordo». Mia madre ha detto «Non c'è problema, lei mi lascia il suo numero di telefono e i dati della sua assicurazione, io controllo il video della telecamera, e se dal video si evince che effettivamente le ho colpito lo specchietto, facciamo l'assicurazione e lei avrà il suo risarcimento». Il signore, capita l'antifona, è scappato. Quest'idea della telecamera da cruscotto me l'ha lanciata un canale YouTube che seguo da moltissimo tempo, perché è un canale che in qualche modo insegna come tenere una certa attenzione sulla strada, come mantenersi sempre attenti, sempre vigili. E naturalmente la maggior diffusione di telecamera da cruscotto non è in Italia, è in Russia. E talmente sono diffuse queste telecamere che, se vi ricordate, quando cadde il meteorite su Chelyabinsk sono uscite decine di video di questo meteorite girate appunto dalle telecamere delle auto delle persone in Russia. Un canale che pubblica spesso delle compilation di incidenti, di situazioni assurde durante la guida e di ciò che succede per le strade della Russia, che vi segnalo su doobly-doo, è RoadFileTube 3. Non vi segnalo un video specifico, vi metterò un link a un paio di compilation di incidenti, tanto pubblica mediamente ogni 2-3 settimane una compilation di 15-20 minuti in cui ci sono svariati incidenti, litigate in strada e situazioni assurde. È un canale con dei video sicuramente molto crudi, ma che devono lasciare pensare tanto, perché dimostra una cosa: come sia molto semplice distrarsi, molto semplice non pensare alle precedenze, quanti danni possa fare distrarsi o non pensare alle precedenze. Però c'è anche un problema che riguarda l'argomento del giorno, e il problema è che gli incidenti stradali purtroppo non sono provocati soltanto da distrazione. Ci possono essere delle situazioni nelle quali la conformazione stradale può comunque favorire gli incidenti stradali, e l'esempio, credetemi, più calzante qui a Siracusa è un incrocio che da molti è definito appunto incrocio maledetto, e vi mostro le foto di Google Street View. L'incrocio che si trova tra via Monteforte, via Francicanava e via Don Luigi Sturzo. E c'è un punto con una bassissima visibilità, tanto che quando questo incrocio ha aperto, con l'apertura di via Francicanava, ci sono stati, nei primi 90 giorni, quasi 150 incidenti. C'era un articolo sul giornale che ne parlava, credo 147-148 incidenti. E la media, appunto, era di 2, anche 3 incidenti ogni giorno. Poi è stato messo il semaforo, anche perché in quell'incrocio di notte un ragazzo sullo scooter fu investito ed ucciso. Il semaforo ha funzionato per molto tempo, adesso il semaforo si è guastato, è quasi un mese, forse anche più di un mese che è guasto, ad oggi che sto registrando il vlog, e il 25 giugno, un paio di giorni fa, c'è stato un brutto incidente alle 7 di sera, 7 meno un quarto, più o meno a quell'ora, e gli incidenti che ci sono in quell'incrocio non sono due macchine che si danno un bacetto, sono sempre rigorosamente 2, 3, 4 auto, moto, che comunque sbattono, macchine distrutte, feriti, ambulanze, sempre. Cioè,
perché sì, ci influisce la visibilità, ma influisce purtroppo anche la guida dei siracusani, che molto non c'è nessuno, schiacciamo l'acceleratore. Purtroppo questo è un fattore, ci sono altri fattori. Comunque c'è stato questo incidente intorno alle 7 di sera, e la stessa sera, intorno alle 10, c'è stato un altro incidente. Quindi non solo ci sono veramente due incidenti al giorno, ma nel caso emblematico di giovedì ci sono stati due incidenti in meno di 4 ore. Tutti e due molto gravi. Il secondo incidente alle 10 di sera è stato un frontale molto brutto. Considerate che, abitando in sopra quell'incrocio, ormai da una parte ci abbiamo fatto il callo tutti quanti, dall'altra determiniamo tre tipici incidenti che si capiscono dal rumore. Il primo, che è l'incidente più classico come incidente stradale, ma devo dire meno classico su quell'incrocio, è il classico frenatone di 3-4 secondi con colpetto finale. Vedete presente, no? Il TUNK! Non dal rumore si capisce che c'è stata moltissima frenata, quindi si è lasciato molto copertone in terra, però questo ha influito sulla potenza dell'urto, e sono pochissimi questo tipo di incidenti. L'incidente più tipico che c'è in quell'incrocio, che è molto brutto, è il frenatone tremendo che ti lascia aspettare 3-4 secondi di frenata con colpo, ma che si interrompe improvvisamente con un botto molto forte, il yeah, BOOM! È rigorosamente una marea di danni, feriti, eccetera, eccetera, e l'incidente delle 19, delle 18.45 che c'è stato è stato di questo tipo. E il terzo, quello soprattutto in notturna, che è il più tremendo, alle 10 di sera avevo la finestra aperta, perché siamo a giugno, c'è caldo, e parlavo al telefono con un amico, e nessuna frenata, c'è stato solo non un botto, un vero e proprio boato, un rumore così forte che ha fatto fondamentalmente saltare sulla sedia le persone che stavano dentro tutti i palazzi circostanti. È stato un bruttissimo frontale, siamo scesi per vedere se c'era bisogno di soccorrere qualcuno, sono state le ambulanze, la solita storia, cioè ormai è diventato il classico incidente. Tra l'altro io penso che delle persone che mi seguono su questo canale di Siracusa ci sia sicuramente qualcuno che ha avuto un incidente in quell'incrocio, perché fondamentalmente in quell'incrocio il numero di incidenti si è andato a diminuire nel tempo, principalmente perché chi ha già avuto un incidente lì comincia a starci molto più attento quando deve passare in quell'incrocio. Però appunto la visibilità dell'incrocio influisce, però può influire la distrazione, il telefonino, o l'aver bevuto, il livello alcolico, aver assunto sostanze stupefacenti, può influire la velocità, può influire la conformazione stradale. Ed ecco quindi che vi chiedo due cose. Prima cosa, dashcam, telecamera sul cruscotto, pensate che sia utile, che sia uno strumento importante per evitare truffe assicurative, per mettere in evidenza subito chi è passato col rosso, chi ha tagliato la strada, chi ha mancato la precedenza, chi si è distratto, eccetera, senza possibilità di discussione? Badate che sul video della telecamera non si discute. Oppure pensate che sia una beata fesseria avere la telecamera sul cruscotto e non ci sono truffe assicurative? Beati voi! Oppure non lo so, se avete una posizione, una via di mezzo, potete farmela sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. E seconda domanda, vi è mai capitato di avere un incidente, di rimanere coinvolti in un incidente? Considerate una cosa che è molto importante. È vero, bisogna evitare la distrazione, è vero, bisogna regolare la velocità, è vero, bisogna avere una guida prudente, è vero, considerate che sabato mattina sono le 8:30 del mattino, e io comunque percorro strade poco trafficate quando giro questo vlog, per evitare le distrazioni, e i tagli che vedete principalmente sono quando smetto di parlare del vlog, perché comunque porto l'attenzione sulla strada. È vero tutto questo, ma è vero che sulla strada non ci siete solo voi, ci sono anche altri utenti. Ed è anche vero, quindi, che mentre io percorro la mia strada tranquillamente, di colpo mi può uscire da un incrocio un matto completo, o uno completamente ubriaco mi può venire addosso contro mano e mi si fotocopia sulla macchina. Quindi c'è anche quello, cioè l'influenza sulla possibilità che avvenga un incidente data da diversi fattori. E quindi chiedo, appunto, voi siete rimasti coinvolti in un incidente? Vi è capitato di
soccorrere qualcuno a seguito di un incidente stradale? Nella vostra città c'è un incrocio come l'incrocio maledetto che c'è a Siracusa? Ditemi quello che ne pensate, come sempre, sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, questo è tutto, come sempre vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi è stato utile, vi ha incuriosito, di fare pollice in alto e condividerlo usando i bottoni che trovate qui sotto, sugli altri social network, su Facebook, su Twitter, dove volete. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e inoltre potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!